Raggiunto l'accordo sul piano industriale Michelin, siamo con il segretario della CGIL Davide Masera. Quali sono le impressioni a caldo? Ma l'impressione a caldo è che è stato raggiunto un buon risultato che non era scontato. Noi siamo partiti con dei licenziamenti, abbiamo portato a casa una situazione completamente diversa. Purtroppo si chiude lo stabilimento di Fossano, questa è la nota negativa, però bisogna dire che c'è un impegno della Fondazione Michelin anche a riattivare quel sito produttivo. Adesso starà alla politica e anche alle organizzazioni sindacali trovare delle soluzioni diverse, anche perché è un sito appetibile, c'è il costo dell'energia più basso che da altre parti, ci sono delle ricchezze. Siamo partiti male, però siamo riusciti a portare a casa un risultato, nel senso che nessuno è da solo, abbiamo trovato una soluzione per tutti. E abbiamo trovato anche una soluzione in modo clamoroso anche per quei lavoratori che di solito vengono tagliati fuori, cioè i lavoratori precari. Abbiamo garantito anche i lavoratori interinali che lavorano su Cuneo, su Alessandria, e quindi siamo riusciti a fare un accordo globale che ha tenuto conto di tutti i lavoratori e i posti sono stati salvati, tutti i posti di lavoro. Avete già pensato alle ripercussioni che la chiusura dello stabilimento di Fossano avrà sull'indotto? Sì, il problema è questo, nel senso che in quella zona di Fossano effettivamente negli anni si sono chiusi più stabilimenti. Ricordo la Riorda, ricordo adesso la Michelin. Difatti è una nota positiva quello che dicevo prima, che la Michelin è intenzionata attraverso la fondazione anche a fare dei progetti per ripensare quel sito produttivo, che ha delle ricchezze, come dicevo, ha un costo di energia più basso perché c'è una centrale di cogenerazione presente sul sito, c'è un trasporto ferroviario, cioè quindi un binario che arriva fino praticamente allo stabilimento, e penso che sia un fatto importante per le aziende e le tipicità delle aziende cuneese per provare a vedere se c'è la possibilità di riattivare quel sito.